Hit it here. Io il papà egiziano e mamma italiana, però sono nato in Italia, nato e cresciuto in Italia, a Milano. Ho fatto pugilato per tanti anni, mi veniva abbastanza bene, ma in realtà c'è molta relazione tra le due cose, anche perché io credo che il pugilato sia lo sport che più si avvicina alla metafora di vita, perché comunque tu combatti da solo, hai una pausa, però poi devi tornare a combattere, se vai giù devi tirarti su, quindi è molto, molto similare alla reale vita, cioè questa è la vita. Partendo io dalla street art ho voluto cercare questo gesto pittorico che potesse unire tutti quanti e ho trovato questo punto, questo pallino che è la prima vera lettera di tutto questo alfabeto e poi ho legato questo pallino a quello che invece è il mio problema e quindi legato al diabete. Produco questi quadri facendo 5 palline al giorno che equivalgono alle mie insuline. Londra è il massimo per quanto riguarda quello che faccio, per quanto riguarda il nostro lavoro di artisti, dell'arte contemporanea, credo proprio che sia il massimo. La potenza di Londra è che le persone arrivano da ogni parte del mondo, quindi c'è veramente uno scambio culturale veramente forte e importantissimo, soprattutto per quello che faccio io. Io come obiettivo me lo pongo sempre alto perché sennò si raggiunge facilmente, quindi io spero assolutamente di scrivere la storia dell'arte con questi gesti pittorici. Poi spero non sia una presunzione ma solo un grande sogno, ma voglio assolutamente arrivarci.